Allora, buongiorno Folli, grazie per esserti fermata. Direi che c'è poco da dire sulla partita. Avete affrontato ovviamente l'avversario come tutti gli altri, eravate nettamente superiori e, come era prevedibile, è finita anche abbastanza presto. Sì, io penso che i primi due set non abbiamo giocato proprio bene, cioè ci siamo un po'... non eravamo al nostro livello, però alla fine siamo riusciti a vincere anche i primi due set e poi invece nel terzo ci siamo svegliate e abbiamo imposto il nostro ritmo partita e poi sì, non c'era... Com'è la situazione infermeria in casa? E l'infermeria nostra è sempre piena, però sì, è una panchina molto lunga. Sì, però abbiamo una panchina lunga, perciò anche oggi è cambiata la formazione in confronto alle ultime due partite, perché possiamo permettercelo, perché abbiamo 14 giocatrici brave che possono giocare tutte. Ecco, la società adesso si aspetta un risultato storico, perché vincere la Coppa Italia significa per la società il primo triplete. Assolutamente, sì, noi ce la metteremo tutta e poi anche la società ci ha fatto un altro regalo con la Final Four di Champions anche, e come ha dimostrato Casal Maggiore l'anno scorso, anche non essendo i favoriti può succedere di tutto e noi ce la metteremo tutta. E, però sì, adesso intanto ecco, pensiamo alla Coppa Italia e... Non rispondermi in modo diplomatico, per quanto riguarda la fine del campionato, chi ti aspetti come avversario nei playoff? Chi vorresti? Chi vorrei o chi mi aspetto? No, che diverso. Chi Club Italia? No. No, mi dici nei quarti? Nella griglia. È difficile, perché Monza magari all'inizio non era così forte, ma adesso con l'acquisto di Tomsia sono insidiosi anche loro. Modena spero veramente di evitarli, e poi rimane Bolzano e forse Busto. E Firenze, forse Busto. Sì, ma Busto adesso si riprende, penso. L'assenza di Stupi secondo me è pesante per loro, perché è un centrale molto forte che fa la differenza in campo, anche penso mentalmente, è una molto carica che tira la squadra, perciò appena rientra, e anche ho visto che è rientrato anche Vasile Antonacchi, perciò c'è anche un cambio in più e penso che faranno meglio adesso. No, io spero, non so chi aspettarmi, ma non sarà in alcun modo facile anche ai quarti, perché sono due partite, parti come favorita, perciò la pressione ce l'hai tutta tu e non bisogna sottovalutare niente. Sì, anche perché vorrei ricordare, proprio per dire le stranezze dei playoff, che l'anno scorso Conegliano, forse ai quarti o in semifinale, contro Montichiari rischiava quasi di andare fuori. Quasi, sì, in Coppa Italia sono usciti nei quarti della Coppa Italia contro Montichiari, no, perciò campionato, parlo di sì, playoff. Sì, sì. Sì, poi hanno rischiato anche contro di noi a Modena. Però sì, no, non bisogna sottovalutare nessuno e andare bomba. In più avremo la Final Four proprio in mezzo alle semifinali, perciò grazie a Dio abbiamo, no, grazie a Pietro che abbiamo una panchina lunga. Grazie mille. Allora Vittoria, abbiamo visto alcune tue fotografie e molte si chiedono come mai non ti dai alla moda. Sì, perché non credo di essere una ragazza per diventare qualcuno nella moda. Cioè, senti, adesso a parte gli scherzi, tornando alla pallavolo, oggi avete giocato con uno squadrone che non ha bisogno di presentazione, insomma. Una squadra veramente in tutti i ruoli molto molto coperta. Sì, sì, è una squadra ovviamente fortissima, molto probabilmente è la squadra più forte del campionato. Ci hanno messo molto in difficoltà, però in qualche momento le abbiamo viste un po' in crisi, quindi siamo riuscite a sfruttarlo e siamo riuscite più o meno ad andare avanti sul punto. Ecco, da giocatrice qual è la squadra che più ti ha impressionato fino a questo momento? Non so, io dico Conegliano, tu? A me piace molto Scandicci e ovviamente Conegliano. Poi le altre comunque sono forti, però le due migliori secondo me sono queste. Voi avete vinto l'unica partita, tra l'altro, contro Busto, quindi il derby. Sì, è stata una bella partita e
ci ha fatto unire un sacco, eravamo felicissime per questo, però dobbiamo anche cercare di vincere con altre squadre. Ecco, hai rivisto una compagna che tra l'altro è poco qua distante, cosa vi siete detti prima dell'incontro, visto che è un po' che non la vedi, penso? Sì, no, no, prima dell'incontro non l'ho vista adesso, l'ho salutata, ma niente, come stai, come non stai, semplice. Grazie. Guardo qua? Sì. Allora, Luciano Pedollà, con lei possiamo parlare, diciamo, dell'aspetto del campionato, della parte tecnica. Ecco, io vorrei un commento fino a questo momento sul campionato, soprattutto da parte di Busto, che va con un, come si può dire, un po' a livello sinusoidale. Sì, però è anche vero che Busto ha avuto un mucchio di piccoli problemi dall'inizio della stagione, a iniziare con i problemi di Vassile Antonacchi, anzi ancora prima con Simpson, ancora prima con Spirito, quindi tutte queste situazioni che poi sono andate avanti con Braille Martinez e con ogni tanto anche l'incostante lavoro che si può fare su Diouf, da quello che io so che mi riferiscono, non danno una continuità di lavoro all'allenamento e quindi non danno la possibilità della squadra di trovare quell'equilibrio giusto e corretto che l'allenamento, la costanza di allenamento può dare. Io penso che Busto abbia una squadra che può far male a tutti, però per farlo ha bisogno di poter continuare a lavorare con rendimento costante, proprio in palestra e in allenamento. E questo tra l'altro vale un po' per quasi tutte le squadre, perché Novara ha avuto un ottimo momento proprio quando le altre squadre avevano nel bel mezzo coppe, trofei, altre cose del genere, che non potevano allenarsi in maniera proficua, e quando invece riescono a farlo o quando tutte le squadre hanno turni infrasettimanali diventa problematico per tutto. Conegliano sta dimostrandosi una squadra che ha un livello leggermente superiore rispetto a tutti quanti, anche perché può contare su due squadre che possono essere intercambiabili. Sì, basta dire che l'assenza di Brizio, che probabilmente si protrarrà per tanto tempo, è praticamente sostituita da tante bravissime giocatrici, perché ha una squadra che credo di poter dire sia superiore a tutte quest'anno. Ma secondo me non è tanto per i giocatori che è superiore a tutte quante, secondo me Davide sta facendo un ottimo lavoro di insieme della squadra e tutta la squadra si muove in campo in maniera molto molto precisa, molto molto corretta, e oltre a questo vediamo anche come una giocatrice come Scorupa e dietro di lei la stessa Ofelia Marino stanno distribuendo il gioco, un gioco veloce che veramente, come hanno dichiarato altri più quotati di me, di allenatori, si avvicina molto maschile e dà la possibilità alla squadra di mettere in gioco tutti gli attaccanti. Quindi Conegliano non ha tanto e solo più giocatori o i giocatori più forti delle altre, ha proprio una capacità di gioco che varia tra tutte le schiacciatrici e che quindi le altre squadre hanno più difficoltà a difendere, e poi è con la difesa che si vincono alla fine i campionati. Ecco, ritornando a Busto, sembra, vedendo i risultati, che con le squadre di maggior prestigio abbia maggiori stimoli, insomma, ha vinto su campi anche abbastanza difficili. Poi con le squadre considerate dai più, insomma, anche la classifica lo dimostra, inferiori, ha notevoli difficoltà. Non so, è dovuto solamente alle assenze, secondo lei, al fatto di non poter preparare le partite come diceva lei, o perché è strana la squadra a livello di comportamento, a livello di gioco collettivo? Ah, io lo vedo così, poi penso che non essendo io l'allenatore può rispondere molto meglio a questa domanda Mencherelli. Io vedo dal punto di vista tecnico che alla squadra manca ogni tanto la continuità, in alcune fasi si ferma, in alcune fasi in cui la distribuzione non è tanto guidata in maniera regolare, ma non per colpa della palleggiatrice, magari perché ci sono delle palle in ricezione oppure perché c'è più difficoltà a distribuire dei primi tempi o cose del genere, e in quelle fasi lì si perde due o tre punti di fila e la squadra ha poche uscite, no? E quando nelle rotazioni, come ad esempio è successo oggi, no? Nella partita che abbiamo appena visto, in alcune rotazioni ci troviamo con la Scorupa che batte corto sull'Egonu, l'Egonu che ha delle grosse difficoltà a uscire da quella posizione ricevendo, attaccando, è una cosa calcolata, sono cose studiate e la squadra
perdono molti punti, tanti che poi non riescono a recuperare, e delle volte per Busto è successo così. Questo equilibrio lo si risolve soltanto lavorando. Qual è la giocatrice che quest'anno l'ha colpita di più, al di là delle, di quelle classiche che tutte conosciamo, non so, per esempio Cambia, Novara, oppure qual è quella che l'ha impressionata di più? Ma lo dicevamo prima, che non mi aspettavo non è proprio una bella parola, nel senso che comunque io cerco sempre di studiare tutte le giocatrici, ma Brissio secondo me ha fatto una parte di stagione fino a questo momento più che eccezionale, ma da tutto di punti di vista, no? Perché dicevano che il suo grosso punto debole fosse la ricezione, ma la ragazza ha dimostrato di ricevere normalmente, ma soprattutto di avere una velocità, una reattività anche della seconda linea, che varietà di colpi, che assolutamente lei è veramente una giocatrice tecnica, brava, di ottimo livello. Secondo me è stata quella che più si è messa in mostra, perché poi le altre sono conferme. Dobbiamo dire che Mencarelli sta facendo veramente per l'ennesima volta un ottimo lavoro con Duke. Questa è la migliore stagione che ho visto affrontare da Valentina, e penso che al di là di tante piccole situazioni che sono create quest'estate e che hanno dato molta motivazione a Valentina, però grossi meriti vanno dati anche a Mencarelli. Grazie.